Buonasera a tutti, cari amici di Opera Classica, benvenuti a questa nuova diretta del 15 giugno del 2021. Sono le 18:30 e abbiamo un ospite straordinario qui ad Opera Classica e sono infatti molto molto emozionata di introdurvi questo soprano. Campano, quindi per me doppio orgoglio perché anche io sono napoletana e quindi vi introduco Rosa Feola e adesso proviamo a chiamarla, vediamo di metterci in contatto. Grazie a tutti quelli che sono presenti in chat. Ciao a tutti. Eccoci. Ah, Ciao Rosa! buon... Ciao, Ciao. grazie, benvenuta. Grazie a te dell'invito. Sono felice che finalmente siamo riuscite ad organizzare un incontro. È stato difficile, ma tu hai con tutta la tua energia, non ti sei stancata. Grazie a te. È un periodo questo che è felice perché sembra essere a tutti gli effetti un periodo di rinascita. Quindi non ti racconto la gioia oggi di iniziare le prove in sala, al Teatro alla Scala. Hanno rinnovato, hanno rimesso alla vita le poltrone che erano coperte dal praticabile che avevano costruito perché era l'unico modo per avere il distanziamento fra gli orchestrali. Quindi ormai da qualche mese c'era questa soluzione di cantare, di suonare al centro della platea. E invece adesso si è ritornati alla vecchia vita, e questa è una bella cosa. Fatto venire i brividi, Bello. grande Rosa, grande. E Bello, bello. quindi io proprio in questo momento di tuo grande racconto, che è bellissimo, mi hai fatto venire i brividi perché era tanto tempo che non sentivo appunto questi racconti così belli dei teatri che stanno lentamente tornando alla normalità. Io ti faccio questa prima domanda Sì. perché domenica prossima, che è 20 giugno, ci sarà questo grande evento musicale televisivo in prima serata, che è stato organizzato appunto dal Teatro dell'Opera di Roma e dalla Galleria Borghese. Ovviamente non ti chiedo di raccontarci i dettagli perché lo sappiamo, è tutto top secret, però che esperienza è stata? Perché in effetti è stata la prima volta che a Roma hanno fatto musica in Galleria Borghese. C'era a dirigere il grandissimo Daniele Gatti. Tu come hai vissuto questa esperienza? Va, è stato bello perché è stata un'emozione diversa, come dici tu, la prima volta che si è organizzato un concerto dopo tanti anni, perché immagino che al tempo della nascita del Palazzo Borghese si organizzassero già delle feste musicali, però da allora non credo che ci siano stati degli eventi simili. Quindi noi ci siamo organizzati come meglio potevamo, in tutti gli ambienti del museo. Dunque abbiamo sfruttato l'ingresso, abbiamo sfruttato le varie sale che sono al primo piano, senza passare anche al piano di sopra. La difficoltà è stata quella di dislocarci nei vari spazi, quindi se l'orchestra era al centro, noi cantanti siamo stati prima in una sala, prima in un'altra, e quindi a turno abbiamo fatto un po' un percorso itinerante. L'acustica non era favorevole al canto perché c'era il riverbero e dunque eravamo supportati da dei riporti, delle casse, un po' da dei video per poterci vedere anche se distanti. Quindi non è stato facile musicalmente, però avevamo così tanta voglia di fare di questa esperienza che abbiamo fatto in modo di farlo funzionare. E poi è stato stupendo poter essere padroni, tra virgolette, di uno spazio. Sai, potevamo girare liberamente fra le statue di Bernini, di Canova, osservarle da vicino senza toccarle, perché insomma c'è sempre un certo rispetto verso delle opere d'arte così importanti. E io non ero mai stata poi prima, tra l'altro, alla Galleria Borghese e ho scoperto che è stupenda ed è diventata il mio museo preferito. Ci ritornerò presto, spero, a più presto e tante altre volte, perché ci ha donato delle emozioni uniche. Poi devo dire, l'evento è stato curato nei minimi dettagli dalla RAI, da registi
con cui avevamo già avuto il piacere di lavorare, perché ero più o meno lo stesso team del Rigoletto del Circo Massimo. Quindi un po' in questo anno strano abbiamo avuto modo di conoscerci anche al concerto di Capodanno a Venezia. Dunque ci siamo ritrovati in tanti appuntamenti, e anche questo è stato importante perché è stato un rapporto lavorativo continuativo. Quindi insomma, la pandemia ci ha costretto a certi tipi di cose e noi ci siamo presi il meglio che potevamo. Sì, infatti, tra l'altro, il Teatro dell'Opera di Roma ha lavorato sempre, quindi è facendo anche, producendo anche cose di grande qualità, tra cui appunto questa, e siamo tutti curiosi di vederla, perché poi sui social si sono pubblicate foto. Tu, tra l'altro, hai un bellissimo abito, costume quasi da divinità greca. Sì, l'hanno fatto apposta, questo è stato stupendo. Hanno preparato i costumi in pochissimi giorni, perché ovviamente, come quasi tutti gli eventi di questa pandemia, sono stati organizzati in poco tempo. Quindi hanno fatto davvero il loro massimo ed è stato un lavoro stupendo. I colori, gli abiti sono tutti della stessa forma, ma di colori e tessuti diversi, per potersi abbinare al sentimento, all'espressione dell'aria e anche alla statua o all'opera d'arte a cui eravamo affiancati. Quindi è stato un lavoro molto, molto ben pensato, anche se organizzato in poco tempo, ma fatto bene. Sì, complimenti. Domenica ci seguiremo tutti. In prima serata Grazie, su Rai 1, domenica 20, mi raccomando, c'è grazie. Roma su Rai 1 con Daniele Gatti e l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. Ma Rosa, tu come hai scoperto questa tua voce da soprano e che la musica potesse appunto essere la tua strada, il tuo lavoro? Ma è stato un po' un istinto all'inizio, perché insomma, mi veniva naturale cantare, esprimermi con questo modo. E poi sono stata fortunata ad avere delle persone giuste al mio fianco, a partire dai miei genitori che mi hanno istradato allo studio dello strumento, poi una mia zia che mi ha detto: "Ma prova a cantare." E poi ho incontrato una maestra di musica, era anche una maestra di canto. E un po' c'è chi ci crede e chi non ci crede al destino. Io ci credo. Ho incontrato varie persone che pian piano hanno liberato il mio istinto, hanno arricchito anche la mia dote con gli insegnamenti che ho ricevuto, ed è andato un po' tutto naturale. Questa è stata una mia fortuna. Sì, tra l'altro vedo che hai, per esempio, hai studiato all'Accademia Musicale di San Nicola, al Conservatorio Giuseppe Martucci e ti sei perfezionata anche a Santa Cecilia. Sì, a Santa Cecilia c'era il corso di opera studio con Renata Scotto, quello è stato il mio corso di perfezionamento. Al Conservatorio Martucci ho fatto l'esame come privatista, perché era il momento in cui si poteva fare, sai, il vecchio ordinamento, così così, cioè così e cosa? No, così così. E dunque, visto che io andavo ancora al liceo, non avevo tempo di seguire i corsi e ho fatto tutte e due le cose. Queste due le cose, ma E ho c'è. studiato tanto, mi sono impegnata tanto. Quando si dice come si fa per cantare, non c'è una ricetta per cantare, c'è sicuramente tanta fortuna, ma c'è sicuramente tanto studio, tanti sacrifici. Io non sono uscita tutte le sere quando ero adolescente, non so, quando ero anche più grande, questo mi è mancato, però mi sono ritrovata altre cose. Purtroppo è così. Assolutamente. Ma c'è in particolare nel tuo bellissimo percorso di studi che abbiamo accennato, c'è un insegnamento in particolare che ti porti anche adesso in carriera e che non lascerai mai andare via e che magari insegnerai anche in futuro ad altri cantanti più giovani? Ma sai, noi vendiamo emozioni, quindi l'insegnamento più grande che mi è stato dato è di vendere delle emozioni vere e non di... perché sai, il pubblico se ne accorge se tu sei vero o sei falso. E per essere liberi di esprimersi, ritorniamo sempre al punto di partenza, bisogna essere preparati. Quindi se tu ti senti sicuro di te stesso, non è certo che tu sia perfetto, perché la perfezione non esiste. Ma almeno, insomma, provi a dare qualche cosa di sincero. Ok. Rosa, tu che cosa ricordi del tuo debutto in Corinna?
Accademia di Santa Cecilia diretta da un grande, Kent Nagano. Sì, Kent Nagano, stupendo. È stata il mio debutto praticamente in un'opera. Ero allieva dell'opera studio e sono stata scelta per questo ruolo insieme ad altri grandi solisti. Sento un rumore, spero che non si senta. Dunque, io ero non ero l'unica, ma ero una delle poche allieve di Opera Studio. Gli altri erano Daniela Barcellona, Dimitri Korchak, Paolo Bordogna, erano Nicola Olivieri, erano tutti grandi artisti. Io mi sentivo piccola piccola vicino a loro. Ho imparato tanto anche da loro che mi hanno aiutato, mi hanno supportato, mi hanno dato coraggio, mi davano dei consigli anche musicali. Mi ricordo che sono stata un anno a studiare con la Scotto, tutto il ruolo, con la Scotto, con la signora Vandi, con Cesare Scartoni, che erano i maestri del corso di Opera Studio. Non mi hanno abbandonata, mi hanno insegnato anche come si affronta lo studio di un ruolo, e quindi è stato un debutto, insomma, bello, bello, me lo Bello. ricordo bello. Bello. Tu tra l'altro sei giunta all'attenzione internazionale vincendo il secondo premio assoluto, il premio speciale Zarzuela e il premio Rolex del pubblico all'Operalia di Placido Domingo nel 2010. Che Sì. esperienza è Operalia? Com'è Domingo? Com'è appunto quanto è stata importante la vittoria di tutti questi premi che appunto ti hanno anche aperto una porta verso l'opera lirica internazionale? Sì, no, è stato importantissimo, è stata un'esperienza dovuta, in che senso? Io non mi sentivo pronta per fare un concorso così importante perché Operalia è il concorso, ce ne sono tantissimi importanti, ovviamente, non voglio togliere punti agli altri, però Operalia, sai, quello nella commissione ci sono i direttori artistici di tutti i teatri più importanti del mondo, oltre ai vari consulenti, eccetera, personaggi importantissimi. Dunque, tutti aspetti che da quel concorso, seppure non vinci, qualche possibilità di lavoro ti possa sempre succedere, magari qualcuno ti può proporre qualche contratto, oppure già solo conoscerti, è sempre qualcosa di interessante per un artista. Però quell'anno in particolare si svolgeva il tutto a Milano. E, sai, ogni anno si organizza in una nazione diversa. Quell'anno era l'anno dell'Italia e l'avevano organizzato alla Scala di Milano. Allora tutti i miei insegnanti, mia gente, perché io, ripeto, non sono mai stata sola, mi hanno detto: questa è un'occasione che non puoi perdere. Tra l'altro, abbiamo fatto la domanda io e mio marito e siamo stati presi tutti e due, quindi è stato anche molto, molto divertente poter condividere questa esperienza, proprio vicini, vicini, vicini. E vincere i premi è stato innanzitutto dal senso economico, monetario, importante perché, sai, i premi ti possono aiutare ad investire quei soldi nelle varie audizioni che poi ti aspettano nei primi anni di carriera. Quindi quello è stato importantissimo, di avere la possibilità di viaggiare e di iniziare questo cammino con un supporto economico. Io certo tempo. Certo. Poi tu, più o meno, tu ne hai debuttati già parecchi, ma quali sono i ruoli che, se puoi fare una carrellata dei ruoli debuttati e se vuoi citare anche in quali teatri? Ah, i ruoli che ho fatto maggiormente, allora, Rigoletto è il primo che mi viene in mente perché l'ho fatto dappertutto, iniziando da Ravenna, l'ho fatto a Zurigo, a Torino, a Napoli, a New York, lo farò anche a Londra l'anno prossimo, quindi un po' dappertutto. Susanna anche l'ho fatto parecchie volte, adesso lo stiamo preparando alla Scala, l'ho fatto a Vienna, l'ho fatto. Vabbè, non mi ricordo più. Svetlina, Svetlina, cioè la cherubina più bella del mondo. La chat impazzisce per te, arrivano messaggi di complimenti, davvero tantissimi, penso che li stai vedendo. Sì, no, e qualcuno me lo perdo, sì, purtroppo, però grazie, grazie, grazie mille. Poi altre, vabbè, l'Elisir d'amore, la Sonnambula, i Puritani, queste sono le opere che amo più cantare. Il bel canto mi fa felice, mi fa molto felice. Serena Gamberoni! Belle, belle. E poi adesso sono Quindi impreparata, dimmi.
capito. Sono impreparata, altri ruoli, insomma, Più o questi. meno questo. Ok, quindi un po' il tuo repertorio da cosa stesso. Il repertorio è la cosa più difficile per un cantante, in effetti, perché sai, bisogna che qualcuno che sia un profondo conoscitore dell'opera ti sia a fianco e soprattutto ti sia vicino anno per anno, che conosca anche la crescita della tua voce, che sappia le tue potenzialità, ma ti protegga anche da debutti troppo precoci, perché sai, non è che avere una voce da soprano lirico ti permette di poter cantare senza alcun problema. Non so, 60 bohème in un anno. Voglio dire, bisogna calcolare bene le proprie forze e per poterle preservare. Dunque, io sono stata fortunata perché tutti gli insegnanti che ho avuto sono sempre stati dei grandi anche musicologi. Bisogna conoscere la musica per poterla suggerire agli altri. E basta, non è una cosa facile, bisogna studiare. Ok. Ora ti dico il nome di un direttore d'orchestra che hai incontrato molte volte nella tua vita, nella tua carriera artistica, che è quello di Sì. Riccardo Muti, perché con Sì. Riccardo Muti tu sei stata praticamente alla Chicago Symphony Orchestra, appunto, hai anche debuttato, se non erro, in America grazie a questo connubio, al Ravenna Festival anche con la moglie di Riccardo Muti e insomma un po' anche se puoi raccontarci di questo bellissimo incontro col maestro Muti, che tra l'altro siete tutti e due campani. Sì, questa è stata la prima cosa che mi ha detto alla prima audizione che ho fatto. Lei è casertana, ma è nata a Napoli come me? No, non sono nata a Napoli. No, è stato un incontro bello, veramente bello, e sono felice e veramente orgogliosa di poter essere ancora in contatto con un musicista veramente così unico, perché Maestro Muti, insomma, non ha bisogno di essere raccontato. E, tra l'altro, stavamo proprio notando l'altro giorno con Sergio che quest'anno sono 10 anni dalla prima opera che io ho avuto la fortuna di cantare con lui, Due Figaro di Mercadante. Quando si è stato riscoperto, sai, lui per un periodo aveva avuto questa idea di scoprire un po' il repertorio del Settecento napoletano, che è stato un lavoro stupendo e difficile. E io sono capitata nel progetto dei Due Figaro di Mercadante. Abbiamo fatto un po' dappertutto. A Ravenna, tu hai menzionato la moglie del maestro Muti, che è davvero una personalità unica e indispensabile per noi giovani artisti che hanno la fortuna di incontrarla, perché è una di quelle donne che, musicista, un artista anche lei, che ha tanta forza, tanta volontà di donare quello che sa, le sue capacità, le sue potenzialità a chi, insomma, hanno voglia di riceverle. Quindi, è stato un incontro importantissimo anche quello. A Ravenna l'abbiamo fatto a Salisburgo, l'abbiamo fatto a Buenos Aires, quindi è stato anche un po' il mio primo modo la mia prima possibilità di viaggiare un po' in giro per il mondo e di capire il mestiere di cantante quale fosse, cioè quello di avere sempre la valigia pronta e di andare un po' di qua, un po' di là. E il maestro Muti l'ho visto ultimamente nella riapertura del Teatro Amorosi degli Amorosi di non mi viene la città adesso, Sergio, aiutami. No, no, non mi aiuta. Va bene, adesso è venuto un buco. E comunque è stata una azione. Marradi, è stata un'azione anche quella di sensibilizzare le persone all'importanza di un teatro, perché un teatro non è solo una struttura, ma è un luogo in cui si celebra qualcosa di speciale. Lui ha ripetuto spesso questa cosa. Il nostro non è un lavoro, noi non siamo nati per divertire la gente, proprio detto in soldoni. La nostra è una missione. Quello che noi facciamo, lo facciamo come missione. E questa è una cosa, se abbiamo il tempo di rifletterci sopra, è abbastanza interessante per poter approfondire un po' quello che facciamo, qual è il nostro impegno e perché lo facciamo. Sì. Ecco.
Tu, tra l'altro, con lui sei stata anche protagonista di un evento molto importante in occasione del 400° anniversario dalla morte di Shakespeare. Hai realizzato con lui il tuo primo recital in America, quindi effettivamente una tappa importante anche della tua carriera. Sì, con la Chicago Symphony Orchestra, è un'orchestra stupenda, veramente molto bella. È stato il mio debutto negli Stati Uniti, quindi un debutto fortunato. Assolutamente. Poi nel 2015 tu hai registrato il tuo primo album intitolato Musica e Poesia, che ti ha valso anche la nomina a parecchi, appunto, premi prestigiosi. Da cosa nacque questo progetto? Come mai la scelta di quelle ali? Allora, il CD è nato grazie ad un'altra anima bella che è Ian Rosenblatt. Lui è un amante della musica, in realtà il suo mestiere è lui è un avvocato, ma da tanti anni che organizza questi concerti alla Wigmore Hall per cantanti giovani e meno giovani, però sempre di altissimo livello. Anche durante la pandemia lui è stato uno dei tanti, anzi, uno dei tanti. Uno dei pochi, non si sa come si deve dire, però ha fatto una cosa stupenda. Ha organizzato dei concerti da casa, cioè ha contattato vari cantanti per poter organizzare. Ogni cantante registrava tre arie da casa sua, chi poteva in una sala, insomma, secondo le proprie possibilità. Lui ha raccolto le varie registrazioni e ha creato un grande concerto virtuale, per cui si dovevano comprare dei biglietti. Tutti i biglietti sono andati come fondo per la ricerca al cancro al seno. Dunque, questa è stata davvero un'azione notevole. Dunque, Ian mi ha invitato per questo concerto e da questo concerto è nata poi la voglia, sempre da parte sua, della registrazione di questo CD. Ed è stato stupendo perché ho conosciuto un pianista stupendo, Ian Burnside, con cui ho ancora la possibilità di organizzare altri concerti. Abbiamo portato il repertorio del CD anche a Washington, a New York l'anno scorso, proprio prima della pandemia. Come si dice, prossimamente lo porteremo anche a Zurigo. Quindi questo CD speriamo di portarlo sempre in giro il più possibile. Assolutamente. Rosa, ma tu che rapporto hai con la Campania, col Teatro San Carlo? Insomma, che emozioni ti dà nel teatro della tua città, la tua terra? Ti ispira in qualche modo oppure no? Io sono campana, mi sento campana e non posso che ritornare a casa ogni volta che ho la possibilità di farlo. Quindi, anche se sono una cittadina del mondo, diciamo Sì. così, io sono campana, sono casertana, anzi sono sannicolese, ecco. No, sento forte, io ho l'appartenenza alle radici, ho bisogno della mia famiglia. Per il San Carlo, io ho visto la mia prima opera al Teatro di San Carlo, quindi per me è un luogo sempre molto speciale. Rosa, noi diamo qualche informazione su di te. Tu hai ottenuto la nomination come interprete femminile all'International Opera Awards del 2016. Hai partecipato ai BBC Proms alla Royal Albert Hall e poi hai anche debuttato al Wien Staatsoper. Quindi una bellissima carriera internazionale che è in atto. Io ti auguro sempre di più, sempre di più. Però la domanda è questa. Quanto, diciamo, questo successo che tu hai ottenuto ti ha cambiato la vita? E soprattutto, viaggiando così tanto, cos'è che non deve mai mancare nella valigia di Rosa Feola? Questa carriera mi ha cambiato tanto la vita, perché non ti nego che è stupendo viaggiare, scoprire posti nuovi, culture nuove, gente nuova, però ogni tanto, insomma, mi manca tornare a casa. E, che cosa non deve mancare nella mia valigia? La mia spazzola per i capelli, ecco come si vede. Invece in una ipotetica valigia di sentimenti e emozioni, cosa ti porteresti dietro? Mi porterei, insomma,
l'affetto dei miei, mi manca, sì, mi manca chiacchierare con la mia mamma, mi manca il mio gatto, i miei fratelli, sì, questa è davvero l'unica cosa che mi manca, gli affetti che non posso portare insieme con me, sempre. Sì, certo che vengono sempre spesso con me quando possono, ma solo, vabbè, Sergio non lo nomino perché per fortuna ci organizziamo abbastanza da poter stare il più possibile insieme. Quindi io e lui siamo una cosa sola. Io parto da questo presupposto. Però gli affetti, mi porterei gli affetti in valigia. Ok. Rosa, tu nel 2017 hai partecipato al concerto di Capodanno del Gran Teatro La Fenice di Venezia, tratto con degli abiti stupendi, diretta da Fabio Luisi. Il concerto poi è stato trasmesso dalla Rai e Arte. E hai debuttato alla Scala, come abbiamo detto anche prima, diretta da Riccardo Sciaji nella Gazza Ladra. E poi hai, tra l'altro c'era anche una domanda proprio in chat prima, hai debuttato il ruolo di Violetta nella Traviata al Teatro Gabriello Cabrera di Savona nel 2020, con la regia di Renata Scotto. Quindi di questi eventi ti chiedo soltanto cosa ricordi, cosa provasti e poi appunto, visto che c'era la domanda in chat, la tua Violetta, com'è la Violetta di Rosa Feola? Cosa ricordi del debutto? Sì, allora, da che vogliamo partire? Da Capodanno è stata un'esperienza stupenda ed è unica nel suo genere perché avere la diretta televisiva, cantare poi in un concerto in cui tutti sono davanti alla televisione, anche quelli che non hanno mai visto l'opera oppure che sai, stando a pranzo, il Rai 1 ti capita facilmente in Italia, no? Io da quando ero piccola i nonni lo mettevano e io guardavo senza sapere neanche che cosa fosse, poi negli anni invece ho apprezzato di più l'importanza dell'evento. E poi invece la Violetta, insomma, mi è piaciuto tantissimo poterla approfondire con Renata Scotto. L'avevamo già studiata in opera studio, ma sai, con gli anni tu cambi personalità, capisci delle cose che non avevi intuito prima. Quindi mi piace molto la sua visione del personaggio e la condivido appieno. Violetta è una donna che, insomma, ha fatto degli sbagli, va bene, si è ritrovata a fare delle cose per cui lei stessa dice: il passato più non esiste. Perché da quando ha incontrato Alfredo decide di cambiare strada, decide di dedicarsi a lui, che questo suo nuovo, questo amore le cancella tutti i suoi peccati. Quindi è una donna che, seppur ha sbagliato, ha voglia di rinascere, ma si ritrova a dover restare nella sua ombra perché l'uomo implacabile per lei sarà, seppure lei ha cancellato per se stessa il suo passato. Quindi questa è la frase più importante per me, per Violetta. Una donna che ha voglia, ma che deve stare nel suo posto. E questa mi dà la sensazione sempre di un sentimento sempre un po', sai, non proprio malinconico, ma di una donna che ha capito tutto della vita e che non si esprime con le parole, ma con lo sguardo. Lei è amareggiata nello sguardo e tutto il dolore se lo tiene dentro perché è l'unica soluzione per lei. Fin quando poi alla fine, sai, con la lettera finale, davvero è sola nel suo letto e può esplodere con quelle tardi. Io lo farei più drammatico possibile perché basta, lei non ce la fa più. Non so, sono tantissimi sentimenti in un unico personaggio che ecco perché è così speciale. Infatti, tra l'altro ricordiamo che tu anche il 1 gennaio 2021 hai partecipato al concerto di Capodanno al Teatro La Fenice, stavolta però diretta da Daniel Harding, quindi è veramente bello incontrarti ogni Capodanno, insomma. Mi piace che tu poni la tua attenzione anche su tutti i direttori d'orchestra. Ti piace proprio, sì, è Non bello. so perché, ma sono affascinata appunto dal ruolo del direttore, quindi così come mi piace molto anche citare i librettisti, insomma, oltre che ai compositori, perché non so, mi piace, mi affascina. È bello, da questo punto di vista mi piace. Grazie, grazie. Rosa, tu cosa pensi dello streaming, legato al mondo, diciamo, dell'opera, della lirica, balletto, i social? Penso che sia stata l'unica possibilità per avere ancora un contatto con il teatro, quindi
ben venga il fatto che si siano organizzate delle cose per continuare ad avere questo feeling, però i sentimenti che si provano dal vivo non sono sostituibili, quindi sono due cose diverse. Ma anche, guarda, adesso per farmi una risata, io non sono una grande appassionata di calcio, però ho imparato a capire, ad apprezzare il gioco di squadra, in questo senso il calcio, perché va bene, Sergio, mio fratello, lo guardano e quindi in questa pandemia, in questo lockdown, mi sono guardata qualche partita. Ah, bene, con il pubblico, sai, non mi dispiace, si capisce meglio perché, sai, senti loro che urlano, è interessante, ma quando è venuto il pubblico, insomma, c'è stata un'energia diversa. Si vede che si è creato uno sprint diverso e lo stesso è per noi. Gli artisti e il pubblico non sono due entità separate, sono due cose che si fondono. Lo spettacolo si fa tutti e due. Ecco la differenza. Hai ragione. Rosa, cos'è per te la musica? Vabbè, voglio essere banale, la musica è vita, non si vive senza musica e non me la riesco proprio ad immaginare una vita senza musica. Ok. Rosa, io ti faccio questa ultima domanda, però ovviamente se non puoi rispondere perché magari si viene da un periodo abbastanza difficile o perché non puoi dirlo, capiamo. Ci sono impegni futuri che ti vedranno protagonista, che puoi già annunciare oppure no? No, sì, posso raccontare, a parte le tre recite che abbiamo qui a Milano il 26, il 29 e il 1° luglio di Nozze di Figaro, speriamo. Quello che vuoi. Dopodiché sarò a Salisburgo per la Missa Solemnis di Beethoven con il maestro Muti, il Dara Brazzakov. No, ci sono degli artisti stupendi, continuo a cadermi. Non ti preoccupare. Dimitri Korchak, il mezzosoprano credo che sia stato cambiato, quindi adesso non sono sicura, non voglio fare gaffe, però insomma è un cast davvero spettacolare. Dopodiché sarò a Zurigo per i Capuleti e Montecchi, sarà un debutto, non ho mai cantato prima Giulietta, quindi è una cosa che sono felice di affrontare molto presto. Poi altre cose non sono state ancora annunciate, dunque aspettiamo che lo scrivano i teatri. Ok. Rosa, io spero tanto in futuro di poterti incontrare al Teatro San Carlo. Per Sarebbe bello anch'io. vederti lì in teatro. Io ti ringrazio, ringrazio anche tutti i fan, i tuoi fan, tantissimi che continuano a scrivere e ti Grazie a apprezzano tutti. tanto. E prima di salutarti, un saluto, magari un messaggio per gli amici di Opera Classica. Bene, allora, agli amici di Opera Classica, grazie per averci seguito e speriamo di incontrarci tutti a teatro, tutti insieme appassionatamente per festeggiare insieme la musica. Okay. Rosa, grazie mille, mi hai fatto veramente un regalo enorme. Grazie Mi a te. raccomando, seguite Rosa domenica su Rai 1 in prima serata, Galleria Borghese con l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretta dal maestro Daniele Gatti. Lei sarà il soprano protagonista, quindi mi raccomando a fare il tifo per Rosa domenica 20 giugno. E io ti ringrazio tanto, Rosa, ti mando un abbraccio multimediale e ti auguro sempre buona salute e buona musica. Anche a te, un abbraccio, a presto. Ciao, ciao, grazie.